iniziata questa nuova stagione, nuova esperienza, nuova coppia. Le prime situazioni stanno già portando, insomma, la coppia con te, Paolo Nicolai, sulla buona strada. Com'è stato l'approccio a questo 2022? Beh, sono molto contento di aver avuto questa opportunità, credo di poter sfruttarla molto bene con tutto il team che ci sta affiancando, ovvero Simone Di Tommaso, Mariano Costa e Mattia Matricardi. Stiamo lavorando da 4 mesi qui a Pescara, che è un po' la loro patria. Ci stiamo trovando molto bene, abbiamo fatto i primi tornei in Messico, che sono andati discretamente, siamo abbastanza soddisfatti del livello che abbiamo espresso e insomma, speriamo di continuare a dare il nostro meglio e magari ottenere anche qualche risultato in più. Sei giovane, ma hai già fatto cose importanti nel beach volley. Ora ti confronti con un vice campione olimpico. Com'è l'amalgama di questa coppia? Stiamo trovando molto bene, devo dire che rispetto al livello giovanile è un po' diverso. Ho passato gli ultimi 2 anni fuori dall'ambito giovanile, in cui mi sono appunto affacciato nel mondo dei grandi e mi sono trovato abbastanza bene. E anche quest'anno con Paolo comunque stiamo riuscendo ad esprimere un buon livello di gioco per il momento. Ci sono tanti obiettivi da, insomma, andare a inseguire passo dopo passo. Nell'iniziare questo nuovo cammino e questo nuovo percorso di vita e professionale, c'è una cosa che ti sei messo in mente come tuo obiettivo? Diciamo che come obiettivo e sogno rimangono le Olimpiadi a Parigi del 2024, quindi speriamo di poterle raggiungere, daremo il nostro massimo per poterlo fare. Tu sei un giovane che ha scelto il beach volley, una scelta che non è sempre così semplice e scontata per chi gioca a pallavolo, soprattutto magari poi decide di intraprendere un altro percorso. Ha dei ragazzi che magari iniziano a guardare questo mondo del beach, che in Italia ha avuto tanti successi e continua ad averli. Daresti come consiglio quello di percorrere questa strada? Sì, nel senso che a me personalmente piace di più il beach volley che la pallavolo perché tocco di più la palla e mi sento un po' più protagonista, che era l'aspetto che mi piaceva un po' meno della pallavolo. Quindi chiunque voglia iniziare a farlo c'è anche la possibilità, grazie al campionato italiano, sia per società sia insomma estivo che la federazione ha messo su, quindi c'è la possibilità di poter giocare quasi tutto l'anno anche qua in Italia.